Andiamo avanti con eccellenza dell'anno Credit Protection Insurance. Il premio va a Afiesca Italia. Per essere un leader indiscusso nell'assicurazione del mutuo, di cui ha rivoluzionato il mercato, rendendo disponibile a tutti gli intermediari assicurativi, ed è stata l'unica compagnia in Italia a farlo, il suo prodotto Protectim, ora puntando anche sulla tecnologia con Protectim Go, la piattaforma online di Digital Bank Assurance. Saluto in collegamento con noi Pierfrancesco Basilico, direttore generale Afiesca Italia, ben trovato. Buonasera a voi, grazie. Buonasera. Allora, prima noi già abbiamo parlato con lei di come, insomma, in qualche modo bisogna ripartire per il futuro, quindi mi permetta prima di chiederle molto più semplicemente un commento a caldo su questo premio nel contesto che stiamo vivendo, ovviamente. Beh, premia sicuramente anni di investimento e di sforzi per creare e mettere sul mercato dei prodotti che siano veramente orientati al cliente. Un prodotto Protectim, che è la declinazione italiana del prodotto distribuito da casa madre in Francia, ed è un prodotto che sul mercato ha rappresentato diversi livelli di innovazione, tutti orientati a soddisfare i reali problemi dei clienti che oggi si affacciano all'acquisto di una casa e quindi alla sottoscrizione di un mutuo, che è un impegno importante sia da un punto di vista economico che anche da un punto di vista temporale. Quindi un prodotto che sicuramente va a collocarsi tra i prodotti con maggiore attenzione verso il cliente finale, e per renderlo più fruibile possibile gli investimenti in tecnologia e digitalizzazione che hanno portato al rilascio di Protectim Go, quindi la piattaforma online per la vendita diretta di questo prodotto. Ecco, ovviamente poi ci sono tutte quelle parole chiave che in questo periodo, soprattutto in quello di lockdown, abbiamo, insomma, ripetuto più volte, no? Che fanno capo all'innovazione, ancora più centrale da adesso in poi. Sì, innovazione e soprattutto messa a disposizione del grande pubblico di canali di accesso e di fruibilità dei prodotti più facili e più immediati per loro. Ricordiamoci, questi sono prodotti vita, non sono prodotti RC auto, non sono prodotti semplici, sono prodotti che devono essere declinati in maniera fruibile dalla grande maggior parte del pubblico. Stiamo assistendo a un rinnovato interesse, a un aumentato interesse da parte degli italiani verso prodotti anche di questo genere, e quindi seguirli e metterli a loro disposizione delle soluzioni di maggiore fruibilità era essenziale. Ecco, quando si dice, poi dopo la saluto, ma la parola fruibilità, ecco, quanto è cambiata, cioè come viene recepito il messaggio e anche la proposta, insomma, che voi fate ai clienti? Buonasera. Buonasera. Penso che la domanda sia ancora per me. Allora, Sì. E intanto, perché ovviamente abbiamo tantissimi ospiti, tantissimi, certo, interlocutori, però assolutamente per lei, sì. Beh, la risposta è molto semplice. Questo tipo di pandemia sicuramente ha sollecitato degli interessi maggiori e ha modificato l'interesse degli italiani verso la necessità di protezione, sì, quindi di coperture che vadano al di là delle coperture solitamente fruite e ricercate su internet. Quindi abbiamo assistito a un enorme balzo in avanti della domanda di ricerca di prodotti a garanzia della vita, dove normali utenti che normalmente non fruivano di questo tipo di offerta si sono affacciati al mondo internet per fare ricerche e sottoscrivere polizze. Quindi è estremamente importante sottolineare questi cambiamenti e fornire una risposta che sia adeguata e che possa seguirli nel tempo. Io la ringrazio, naturalmente le rinnovo i miei complimenti per Francesco Basilico, direttore generale di Afiesca Italia, complimenti appunto per il premio. Grazie. Benissimo, grazie, e noi, se dalla regia mi confermano, andiamo avanti e vediamo il prossimo premio.